Salve a tutti! Questo video mi è stato richiesto da tantissimi di voi e ho deciso di accontentarvi. In questo video, ad un certo punto, farò una rivelazione su Espy Jockey, che penso di sapere solo io su tutta YouTube Italia. E nel rispetto di Espy, oscurerò tale parte in modo da non fare trapelare informazioni personali. Detto questo, buona visione! Chi è Tigrotto? Molti di voi mi hanno posto questa domanda. Inizialmente pensai che fossero i soliti troll che mi richiedevano il solito contenuto che non avrebbe portato a niente. Ma in realtà si è rivelato un mistero davvero affascinante e adesso vi spiegherò il perché. Innanzitutto ci tengo a scusarmi personalmente con Luca Zerotema per aver dubitato di lui ed averlo accusato ingiustamente. Infatti in questo video collaboreremo insieme per cercare di risolvere questo mistero. Salve a tutti, in questo video in collaborazione con Stefano Papiro vedremo il mistero di Tigrotto. Saluto tutti, spero che vi siete fatti un'idea su Tigrotto. Stefano Papiro svelerà tutti i tuoi segreti. Ciao! Tigrotto è un canale davvero misterioso. Nato il 18 giugno 2021, posta 5 video e fa impazzire YouTube Italia. Ma perché? Semplice. Tutti dicono che sia Espy Jockey, poiché la voce del personaggio è molto simile a quella del suddetto. Ma in realtà, io penso che non sia l'unica prova a favore di questa tesi, ed altre. Bensì, ce ne sono una moltitudine, e adesso ve le esporrò una ad una, in 5 punti. 1. I titoli dei video. Il primo che mi è saltato all'occhio è ovviamente il grattacielo di Tigrotto, perché se vi ricordate, nel video precedente su Espy di Misteri su YouTube Italia, proprio nel video denominato il grattacielo degli YouTuber, possiamo trovare il famoso indizio sulla sua skin. Inoltre, quella dei grattacieli è una serie che ha riproposto più volte sul canale, per non parlare della serie della nonna cattiva, Granny, eccetera, eccetera. 2. È comparso dal nulla. Non vi sembra strano che uno youtuber che compare dal nulla venga addirittura proposto da Gabby? Se siete fan di Misteri su YouTube Italia, saprete benissimo come la penso. Gli youtuber non farebbero mai pubblicità ad un canale X. Se lo fanno perché sicuramente sono i diretti interessati a promuovere quel canale. Sempre per intrattenere e farsi un po' di soldi con i video, perché no? Rispetto. Il fatto che Gabby poi smentisca tutto con un commento prova solo che gli dà più importanza. Ragionate bene, vi hanno mai risposto youtuber così importanti come Gabby e o hanno mai pubblicizzato il vostro canale? Se sì, scrivetemelo nei commenti. 3. Redbox e Tigrotto. Beh, se si volesse fare un collegamento pure su questo, tutti ricorderemo sicuramente la collaborazione tra Espy e Redbox, e che molto spesso e volentieri Redbox stesso è stato associato all'identità di Espy Jockey. 4. Lion e Tigrotto. La stilizzazione della grafica del canale è molto simile a quella di Lion, e c'è anche da ricordarsi che Lion vuol dire leone. Infatti sulla grafica del canale viene rappresentato un leone e su quella di Tigrotto una tigre. Ma tutto mi porta a pensare che non sia così, e ora vi spiegherò il perché nel punto 5. 5. La voce di Tigrotto è quella di Espy. Per una volta mi trovo d'accordo con voi, ragazzi. Non c'è bisogno che vi ricordi che sono un sound engineer e che le voci e i suoni sono il mio pane quotidiano. Sono sicuro stavolta al 100%, e queste non sono solo mie supposizioni, che la voce di Tigrotto sia quella di Espy. Perché? Alcune cadenze della voce non si possono alterare con nessun programma e alcune pause vocali non si possono replicare in altro modo se non facendole pronunciare da Espy Jockey in persona. Ecco qui le voci e le cadenze. Vi farò vedere un esempio di esse messe a confronto. Mio grattacielo, il grattacielo di Tigrotto, guardami, sono lì sopra, quanto sono bello, vedi? Sono io, la mia faccia. Ti do il benvenuto al nuovo grattacielo gigante di noi youtubers, guarda che roba! Hai scelto un posticino bello carino, guarda lì le montagne. E sarà ancora più bello quando
Ognuno di noi realizzerà la propria casa personale, la nostra casa definitiva. Le pause e i respiri sono identici. Inoltre, se come da prassi diamo un'occhiata allo spettrogramma, notiamo che le frequenze della voce sono esattamente le stesse. Certo, una minima differenza tra le voci c'è, ma penso proprio che sia data al fatto che per camuffare la voce, SP Jockey la modifica semplicemente tappandosi il naso. Quindi, quella di Tigrotto è la vera voce non modificata di SP Jockey. I fan più accaniti di Espy avranno sicuramente notato che sia Espy che Luca hanno una voce molto nasale. Bene, questo è dato proprio dal fatto che si tappano il naso per alterare la loro voce e non farsi riconoscere. Quindi sì, ragazzi, Espy Jockey e Tigrotto, confermo. Ma non è questa la rivelazione più importante che vi voglio dare in questo video e che conosco solo io su tutta YouTube Italia. Vi starete chiedendo perché mi sento in grado di poter dire questa cosa? Beh, sapete che io ho collaborato personalmente con Espy per Paperella Gay 2. Ebbene, sono stato personalmente in contatto con Espy Jockey e ci siamo scambiati un po' di mail. In tutto questo, quando sono stato trollato dalla banda di Luca Zerotema e Crispino, gli ho scritto una mail per chiedergli se Luca Tema fosse uno dei suoi collaboratori e lui mi confermò non esserlo. Però non rispose con la mail di Espy Jockey. Deve essere per distrazione. Deve essere per noia. Deve essere perché proprio non se n'è accorto, ma mi rispose con la mail di un certo Giulio. Io, preoccupato, gli dissi dell'errore. E lui, in tutta risposta, mi confermò essere un suo collaboratore. Quindi ragazzi, il fatto che tutta YouTube Italia pensi che si chiami Giulio è un errore madornale. Potete credermi come potete non credermi, ma io con Espy ho collaborato davvero e non ho bisogno di dire balle. Potete notarlo dal primo commento in evidenza sotto Paperella Gay 2. Quindi ragazzi, Espy Jockey non è Giulio. Spero di avervi dato una chicca e che sappiate apprezzarla come tale. Espy Jockey rimarrà per sempre un mistero.